ha scoperto di avere un tumore al fegato? Tutto è partito dal colon e poi dopo un anno è partita l'odissea invece del fegato, di questo tumore secondario. L'odissea di Maurizio è iniziata con un semplice controllo e poi tre complesse operazioni per asportare ben 49 metastasi, un caso incredibile anche per la letteratura medica. Si sarebbe mai aspettato un risultato del genere? No, assolutamente. Non me l'hanno mai detto esplicitamente, ma con 49 metastasi non avrei avuto i 6 anni che ho avuto, ma non avrei avuto neanche i 3 mesi, insomma. Il tumore al fegato fa paura perché spesso ci si ammalava di tumore al fegato, ci si ammala, ahimè, ancora oggi, e perché il fegato è sempre stato un organo complesso e difficile da aggredire. Quindi spesso chi si ammalava di tumore al fegato aveva poche possibilità. Oggi non è più così. Un malato di tumore che prima poteva essere trattato nel 10% circa dei casi può ricevere un trattamento, quindi una risposta terapeutica al suo problema, il tumore, fino al 60-70% dei casi. Quindi abbiamo cambiato drasticamente la storia di questi pazienti. L'epatite C ha portato a una formazione di questo tumore. È stato scoperto dopo 7-8 anni che avevano scoperto l'epatite C. Più di 12.000 nuovi casi ogni anno in Italia. Il 70% dei tumori primitivi, come per Ettore, nascono da una cirrosi epatica, colpa di infezioni, epatiti B, C o abuso di alcol. Aveva qualche sintomo? Nessun sintomo, nessun dolore, nessun sintomo, niente. Il fegato, quando è malato, di solito non fa male, difficilmente il tumore dà preavvisi e così la diagnosi è spesso tardiva. I sintomi sono il dolore quando distende la capsula, quindi si ingrossa l'organo, l'ittero, diventa giallo il paziente perché non riesce più a metabolizzare alcune sostanze, non riesce più a scaricarle, e tutti questi sintomi però sono dei sintomi tardivi. Ecco perché è importante riconoscere le categorie a rischio, andare dallo specialista e seguirsi nel tempo. Una cura però oggi esiste anche per i casi più gravi, una volta inoperabili. Per il tumore del fegato oggi ci sono tante armi e occorre integrarle tra di loro e quindi integrare le varie competenze degli specialisti che sanno usare queste armi. Faccio l'esempio del chirurgo, del radiologo interventista, del radioterapista, dell'oncologo, dell'epatologo. Tutte queste figure devono stare insieme per poter offrire al paziente il miglior trattamento possibile. Il primo approccio nella maggior parte dei casi è quello chirurgico. Qui all'Istituto Humanitas di Milano si utilizza una nuova tecnica capace di garantire risultati conservativi prima inimmaginabili. Grazie all'uso dell'ecografo, oggi noi possiamo essere molto più precisi, selettivi, togliere solo il tumore e lasciare il fegato. Questo ci permette di operare più pazienti e di ridurre il sacrificio di tessuto sano, funzionante del fegato al 4% rispetto al 40% di una chirurgia convenzionale non fatta con l'uso dell'ecografia. Appena sveglio dall'operazione avevo sognato di sciare tutta notte. Ed è ritornato anche a sciare presto? Sì, sono ritornato in montagna, sono ritornato alle mie attività sportive. E quanti anni ha? 68, 6-8, sopravvissuto.